Ultima edizione di Stadio News di studio, Marco Gullà. Fuga per la Serie A. Passa anche da Cesena il viaggio del Palermo che con 4 punti di vantaggio sulla seconda e ben 6 sulla terza cerca l'allungo decisivo per correre verso il traguardo. Oggi al Manuzzi alle ore 15 contro il Cesena. I rossonero vogliono ulteriormente accelerare ma non sarà certo un match abbordabile. Il Cesena è squadra tosta, ottima difesa e attacco prolifico. Iachini questo lo sa. Noi nessuna partita pensiamo che possa essere facile, figuriamoci questa, perché sappiamo che contro di noi è un po' quello che ho cercato di trasmettere sempre alla squadra, ai ragazzi. Sappiamo che ogni partita, con noi tutti vogliono fare la partita importante dell'anno, la preparano con più meticolosità, più attenzione, con un vigore agonistico importante. Iachini ha già in mente la formazione dopo Real Cesena oggi pomeriggio al Manuzzi nel match delle ore 15. In porta Stefano Sorrentino, difesa a 3 con Muñoz, Andelkovic e terzi, poi sugli esterni Morganella e probabilmente Lazar sulla sinistra, in mezzo Maresca, Verre e certamente Vasquez, in avanti coppia d'attacco presumibilmente formata da Hernandez e Lafferty, convocati anche Barreto, Bolzoni e Dybala. Achraf Lazar, uno dei volti nuovi del Palermo in occasione della finestra invernale di mercato, è estremamente soddisfatto dell'impatto con la realtà rosanero. Il mio unico obiettivo è conquistare la A con questa squadra e giocare nella massima serie nella prossima stagione, ha detto. Mi trovo benissimo nel gruppo e nella mia nuova città, dove si mangia bene. A marzo lascerò l'hotel e mi trasferirò nella mia nuova casa. A Palermo ho trovato aiuto e disponibilità da parte di tutti, in campo e fuori. Anche Abel Hernandez, come Kyle Lafferty, andò a segno nella vittoria contro il Cesena al Barbera. Per l'attaccante uruguaiano la speranza è quella di ripetersi. Già, anche a me piacerebbe ripetermi contro il Cesena, ma va bene anche se segna Kyle o chiunque altro. L'importante è tornare a casa con un risultato positivo. Bisogna continuare a macinare punti. Contro il Padova abbiamo ottenuto la vittoria importante, dando continuità ai precedenti pareggi con Modena ed Empoli. Adesso andiamo a Cesena con la convinzione di poter fare bene anche su questo campo. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.